Va bene raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi raga siamo qua tornati su Stumble Guys per fare una challenge insieme. Perché voi siete abituati, che anche perché io ne abuso tanto, a vedermi sempre con ste mod, calci, pugnazzi ovunque. Oggi raga dovremo fare qualche partita senza mod e dobbiamo vedere se riesco a vincere. Sapete che io so sempre come obiettivo vincere almeno 2 partite su 3, no? Quindi oggi ci facciamo 4 partite. Se riesco a vincerne almeno 2 senza mod non è male, altrimenti faccio sbocco. Per evitare, diciamo, rischi di qualunque tipo, vado a togliere tutte le mod, così almeno non abbiamo pericoli. Magari, sai, c'è la questione abitudine, quindi non si sa mai. Ovviamente abbiamo i giri gratis, che andiamo a riscuotere. Tranquilli e spensierati, vediamo se magari troviamo qualcosa di bello corposo e anche un po' succoso. Tant'è vero che per partire ci darà la bellezza di una skin non comune. Questa, beh, questa qua ce l'ho, mi sembra. Ottimo. Forse l'altra non ce l'avevo, peccato che non c'è uscita quella. Ma ad ogni modo, procediamo col prossimo giro. Adesso sicuramente ci darà 5 gemme, ricordi logica. Direi che la prassi è chiara. Invece no, ci dà 3 stumble coin. Regà, non sono più l'RXR indovino di una volta. Non ne prendo più una. Comunque magari tra una partita e quella, anche qualche giretto di giro epico appunto ci potrebbe stare. Poi vediamo. Certo, me la date adesso 5 gemme, un po' in ritardo, ma almeno sì. Diamo l'ok e direi che sempre con questa skin noi possiamo partire col primo game. Ovviamente senza tagli faccio 4 partite. Se siamo bravi si vincono tutte così. Non è che dobbiamo fare i furbi qua. Allora partiamo da Pain Splash. Ecco, tipo qua usare il calcio era proprio una goduria. Però no, meno male anzi che è il primo round, forse meglio così. Ma in realtà le mod veramente fondamentali sono su mappe come Lavaland, che lì il pugno effettivamente fa molto la differenza. Ma in generale anche nelle run il calcio è ovvio che aiuta tanto, quindi non averlo. Certo, se poi uno mi tira i pugni così a caso, allora anche no. A parte che c'è anche un RXR, bella per lui. È giusto ragazzi, uno ovviamente va a tirare i pugni a caso. Comunque non credo ci siano pericoli. Tra i primi 16 direi che ci siamo. E a noi sicuramente per partire sta comunque bene. Con calma, senza strafare, buttatele qua. Ecco, giustamente qua volevo usare le mod che non ho, giusto. Procediamo, block dash, ok, senza mod va benissimo. Il calcio in realtà qua può servire dove ci sono i due blocchi sotto, il resto è tutto spuntato attorno. Ma essendo al secondo round penso che non ci saranno problemi. Tant'è vero che tu bro che non mi piaci, sei quello che prima mi ha tirato. Esatto, è lui il pugnatore più scammone d'Italia. Già 2 eliminati nel mentre, senza aver visto dei blocchi pericolosi. Molto interessante la situa. Il mio amico RXR ha scam... No, non c'è il mio amico RXR. Niente. Comunque già 4 eliminati. Si va ancora avanti. E a noi piace quando si va avanti. Alli, vada. Cazzo, scappato così. Cioè, sono stato un po' di bloccato verso lo spuntone. Ma comunque, niente, già il primo game è andato. Ottimo. Vabbè, però qua non ho perso per le mot, quindi non è che cambia tanto. È mot o non è mot. Adesso ci rifaremo, raga. Ripartiamo. Ora, sperando di non beccare ancora gente che ci body blocchi in posti mistici. Si parte anche da davanti. No, beh, pazzesco. Non male la situa. Allora, vabbè, abbiamo ancora 3 partite. Abbiamo vinto almeno 2. Va bene, ci sta. Certo che però aver perso alla semifinale, cioè, ne ha un po' di amaro in bocca, cioè. Ma va bene, va bene. Dimentichiamoci del passato, pensiamo solo al presente. Certo, però tutti tutti con me che è sta storia, oh. Non ho capito. È giusto, ragazzi, è giusto. Manco fosse nelle lobby con gli iscritti che mi bullizzano apposta. Cioè, quella partita di prima, quello là che ce l'aveva con me coi pugni, quell'altro in modi blocca, ora pure quest'altro che tira i pugni. Comunque per ora siamo primi. No, beh, pazzesco. Vogliamo fare un game perfetto allora. Secondo round, ecco ancora block dash, per favore. Abbiamo già scammato prima, adesso direi che anche no. Ma vediamo, proprio noi, quelli veri, non dei fake, ci buttiamo de sotto. No, non proprio de sotto in quel senso. De sotto ma sempre stando de sopra, ecco. Qua comunque forse potrebbe arrivare il primo scam con sti blocchi. Infatti, let's go. Qua direi che io quello che devo fare appena arrivano i blocchi con gli spuntoni è stare distante da tutti. Oh, ancora che ci voleva tirarmi un pugno questo. Ma è sempre quello di prima, Daka. Naggia lui, spero che te buttino di sotto sto scammone. Ma ad ogni modo, dove sono i blocchi? Ecco i primi blocchi un pochettino content, per ora superati. Mi sa che c'è stato un patatrack, o forse no, sempre uno eliminato. Ma per ora siamo ancora salvi, 9, pazzesco. 4 eliminati, 5 eliminati, non male per ora la situa. Qua attenzione, eventuali body block di qualunque tipo, ok. E un altro eliminato, penso che ci potrà pure stare qua, no, ecco, buttate di sotto, bravissimo. 6 eliminati, 7 eliminati, ne manca soltanto uno che dovrebbe arrivare tra 3, 2, 1 adesso. Ok, finalmente siamo in finale. Speriamo che ci esca una mappa dove magari le motte non è troppo importante. Beh, allora, questa qua, sapete che, insomma, è il mio livello, mi piace abbastanza. Le motte qua, sì, fa il suo in realtà, fa abbastanza la differenza se ce l'hai, però vediamo un po', raga, come andrà la questione. Sicuramente il fatto che siamo partiti a destra non è che mi abbia fatto impazzire. Non si è alzato in...
Sì, vabbè, niente. Il mio personaggio è rimasto giusto. Però aspetta. Allora. Non è così male per ora la questione. Siamo in testa, ragazzi, più o meno. Speriamo che quello dietro non mi emotizzi. Attenzione al pugno, mannaggia a te. Qua fai di qui. Ti prego di me. Madonna mia, ragazzi, mi devo. E qua, tipo, se avessi avuto il calcio l'avrei vinta, sicuro. Ma è giusto, ragazzi, le motte e win. È giusto. E vabbè, che pazienza. Va bene così, si accetta, si riscuote. Facciamoci un bel giretti. Anzi, facciamone te, becca di 5 giri epici per smorzare un po' il tutto. Certo, se poi ci uscisse una speciale non sarebbe neanche male come cosa. Ecco, partiamo da una bella epica sbocco. Almeno una leggendaria, non so, qualcosa, giusto così. Perdetta. No, ciao, era lì. Terzo giro per noi, che ci dai stavolta? Gioco ancora, comunque la voce non mi è tornata al 100%. Ogni tanto, soprattutto quando provo, beh, vedo se provo a fare l'acuto non mi esce. Vabbè, comunque, a parte questo, abbiamo messo all'ultimo giro. Amico mio, qua ci darai qualcosa di content. Lo so, fatto. Guarda, nome pazzesco. Un altro doppione incredibile. Tra l'altro, doppione del giro stesso. Non so se mi sono spiegato. Ad ogni modo, ripartiamo. Allora, ripartiamo. Ok, jungle roll, va benissimo. Primo round, quindi le emote non ci servono. È giusto così. Guarda, possiamo anche non. Vabbè, ce la trecchiamo all'inizio, dai. Bisogna anche vedere in realtà quando andiamo avanti, perché se devo rischiare di essere body bloccato, anche no. Però direi che questo pericolo non ci sta, quindi buttate de sotto. E noi per ora siamo a cavallo, bene. Non male come start, buttate de là. Fai magari di questo. Certo, poteva essere magari un round finale questo. Invece, sono stato tipo velocissimo, senza mod, pazzesco, riga. Bene, per ora si va al secondo round. Direi a botta sicura, penso sia impossibile scammare arrivati a questo punto. Tanto è vero che qua non si scamma, molto bene. Riproviamo allora a fare un game perfetto. Andiamo avanti, secondo round. Ok, over e under, va benissimo. Ancora niente livello di squadra, no? Beh, pazzesco. E ovviamente se c'è un livello di squadra, quella posso anche non contarla se si perde, a mio avviso. Cioè, alla fine, livelli di squadra, sapete benissimo che emote, non emote, scamma, non scamma, comunque. Quella, cioè, ragazzi, fra tutte le partite mi sono beccato quelli che mi ha tirato il pugno, ma non lo so io. Posso capire... Questo qua si è buttato di sotto. Cioè, state vedendo perfettamente che c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò. A mio avviso, poi non lo so. So, c'è qualcun altro che vuole tirarmi un pugno? Perché, fino a quando dici il calcio, beh, quello lì magari uno si dà il boost in avanti. Ok, però il pugno è proprio quello, si è buttato di sotto apposta. Ali maledetto, sto scamone. Comunque si va in finals, molto bene. Vediamo un po', finalissima. Ok, vabbè, qua in realtà il calcio sicuramente fa la differenza. Però bisogna sempre vedere anche gli altri come si comportano. Quindi noi ci buttiamo. Buttiamo in avanti e passiamo di qua. Non è male lo start, anche se di nuovo non si è alzato quando si doveva alzare. Si passa tutto a destra, siamo in testa. Amici, per favore, non mi bullizzate. No, beh, pazzesco, attenzione. Se non sbagliavo niente si può fare, oh mio Dio, incredibile. Sì, rega, senza emote. Let's go, Iraxor, non sbagliare, bravissimi. Ma dopo un attimo pensavo di aver preso un timing sbocco. Molto buono anche qua, si prende il best timing col sassolino. Si passa da sinistra e let's go. Vedi, almeno una l'abbiamo vinta. Adesso si fa l'ultima partita e dobbiamo ovviamente vincerla per forza. Bene, in tutto questo direi che ci facciamo giusto un girettino epico, senza esagerare. Basta essere ludopatici qua. Magari oggi unico giro veramente bomba. Infatti troveremo, ciao. Niente, vabbè, era proprio il destino. Andiamo con quest'ultimo game, va. Prossimo game si parte da Ice Yates, ottimo. Quale mod non è che faccia tanto la differenza, quindi ci sta. Magari l'unica cosa interessante sarebbe riuscire a fare il tricchettino qua. Ed effettivamente, ok, il tricchettino ce l'abbiamo. Certo, con le mod potevamo fare un bel boost per andare sopra, ma non è che cambia tanto, quindi ci sta lo stesso. Bene, primo round direi salvo scammate estreme superato. Qua sono nel dubbio, ho saltato su me stesso, non si sa mai. E direi che effettivamente il round è passato. Let's go. Prossimo round, Pain Splash. Oh, neanche un livello di squadra. Pazzesca sta cosa. Oh, mamma mia, riga. Comunque, Pain Splash. Sicuramente il calcio fa la differenza. Però non è la finale, per cui non mi preoccupo a riguardo. Andiamo molto tranquilli. Magari non troppo tranquilli. Il giusto, ragazzi. Quello che serve per evitare body bloccate strane. Eventuale gente con il calcio. Beh, anzi, ci è andata bene che mi sa che in queste partite non ho mai beccato qualcuno. Non ho mai beccato qualcuno col pugno.
pugno, questo potrebbe essere un bel problema, raga. Vabbè, qua però ho scammato io, non è che c'entra tanto le motte nel caso. Però, vabbè, non credo che sia un problema. Se non sbaglio altro, dovremmo comunque passare senza problemi. Infatti qua fai di questo, magari da qua ti butti dell'là per poi andare di così. Sì, voglia, madonna, abbondantemente. Qua emotizzati entrambi, complimenti ragazzi. Quindi vediamo un po', ultimo round di oggi, quello che ci farà capire se facciamo sbocco o se non facciamo sbocco. Avremo la bellezza per chiudere. Certo, livello randomico, amico mio, anche se poi il pugno qua fa un po' la differenza tante volte. Ma vediamo, raga. Certo, è anche vero che prima su Overunder siamo stati parecchio sfortunati. Però, beh, comunque l'abbiamo scammata, è giusto così. Attenzione che già c'è gente che si butta di sotto, complimenti a loro. Abbiamo la mummia col pugnettino, non mi piace. Ovviamente in questi casi, se sappiamo che c'è qualcuno che c'ha le motte, noi dobbiamo cercare di star lontani da loro, no? Dobbiamo giocarcela anche di strategia, ovviamente, in questo contesto. Poi niente, dobbiamo andare per forza di sotto. Poi qua si potrebbe sicuramente andare chillati su questi blocchettini, magari cerchiamo di togliere tutto, così mettiamo in difficoltà quello che era dietro. Infatti è caduto, bella per lui. Oddio, non è male la situ, abbiamo tanti blocchi ancora, eh? Quindi attenzione che potrebbe forse scapparci qualcosa di molto interessante, anche se ce ne abbiamo sì tanti, ma non così tanti, ormai stanno finendo. Più che altro dobbiamo anche stare attenti a vedere quali blocchi sono rimasti sotto. E in realtà sotto ce ne sono un bel po' nel secondo livello. Aspetta un attimo, 1v1, molto clean qua la questione. Poi, niente, dobbiamo andare proprio dove è rimasto quell'altro. Amico mio, qual è il tuo piano? Io non so se lui c'ha le motte, sinceramente. Però sicuramente fai di qui. No, c'aveva le motte, annaggia lui. Ragazzi, ho perso due partite per colpa di ste motte che non avevo. Ma è giusto, è giusto, è giusto. Vabbè, raga, quindi, che dire? Traete un po' per le conclusioni. Io direi che sono fedele alle mie motte, le voglio rimettere. Mi dispiace per chi non ce l'ha, perché effettivamente fa un botto tiltare perdere due volte per colpa di gente che c'ha le motte. Ad ogni modo, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.